scialle che realizzeremo con questo tutorial è formato da tanti fiorellini racchiusi da un quadratino. È uno scialle molto traforato. I fiorellini sono formati da quattro petali ed è perfetto per l'estate anche come pareo. Inizieremo a lavorare dal centro, andando poi verso la punta. I punti che utilizzeremo saranno le catenelle, le maglie alte triple e le maglie alte doppie. Iniziamo il nostro scialle con un anellino magico. Facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Ora lavoriamo 2 maglie alte triple che chiuderemo insieme. Quindi facciamo 1, 2, 3 gettati. Lavoriamo la maglia alta tripla soltanto 1, 2, per 3 passaggi, lasciando l'ultimo in sospeso. Facciamo nuovamente 3 gettati sull'uncinetto, 1, 2, 3. Finiamo, completiamo quest'ultima maglia facendo il quarto passaggio, prendendo anche le altre maglie che stavano in sospeso sull'uncinetto. Quindi abbiamo, diciamo, il nostro primo petalo. Facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e passiamo al secondo petalo che è formato da 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Quindi 2 gettati sull'uncinetto, facciamo la prima, una e 2 passaggi lasciando l'ultimo in sospeso. Di nuovo 2 gettati e facciamo 1, 2 passaggi. Terza maglia alta doppia che lavoreremo completamente chiudendo con l'ultimo passaggio anche le altre 4 maglie che si trovavano sull'uncinetto. Ora facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e facciamo un nuovo petalo come questo precedente, ossia con 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Quindi 1, 2, facciamo la terza maglia alta doppia. Che chiuderemo insieme a tutte le altre 4 maglie. Ora facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e facciamo un gruppo di 3 maglie alte triple chiuse insieme. Quindi 3 gettati. Lavoriamo la prima maglia alta tripla non completamente. Facciamo una seconda maglia alta tripla senza completarla. E la terza che lavoreremo fino alla fine. 1, 2, 3.
e quarto passaggio finale che prenderà anche tutte le altre maglie in sospeso. A questo punto possiamo stringere il nostro anellino tirando la codina libera. Ecco qua, abbiamo la nostra parte iniziale con i quattro petali. Passiamo al secondo giro. Facciamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Voltiamo il lavoro e facciamo il nostro gruppo di maglie alte triple. Avendo fatto le 5 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta tripla, non ci resta che lavorare le altre due con 3 gettati sull'uncinetto. Inseriamo l'uncinetto nell'occhiellino alla base delle catenelle. E lavoriamo la prima maglia alta tripla senza terminarla. 1, 2 e 3 passaggi. Lavoriamo la seconda maglia alta tripla completamente chiudendo tutto il gruppo. 1, 2, 3 e il quarto passaggio che chiude tutte e tre le maglie, tutte e tre i punti. Ora facciamo un altro petalo partendo direttamente da questo. Facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. E lavoriamo di nuovo 2 maglie alte triple chiudendo poi tutto insieme. Quindi 1, 2 e 3. Entriamo nell'occhiellino alla base delle catenelle. E lavoriamo senza concludere la prima maglia alta tripla. Di nuovo 1, 2 e 3 gettati, sempre nello stesso punto, inseriamo l'uncinetto e lavoriamo completamente la maglia alta tripla chiudendo tutto il gruppo. Ecco qua. Ora facciamo una maglia alta doppia e andiamo a chiuderla alla base del primo petalo che abbiamo lavorato. Quindi 2 gettati sull'uncinetto, inseriamo l'uncinetto alla base delle catenelle dove abbiamo lavorato il primo petalo e lavoriamo una maglia alta doppia in questo modo. Abbiamo 2 petali. Ora passiamo a lavorare sul petalo successivo della base. Quindi facciamo una maglia alta tripla, inseriamo l'uncinetto in questo punto. E lavoriamo la nostra maglia alta tripla. Abbiamo questo triangolo. Realizziamo il primo petalo di questo gruppo, di questo fiore. Quindi 4 catenelle, 2 maglie alte triple e poi chiuderemo tutti insieme.
Allora, la prima maglia alta tripla la prendiamo sempre alla base delle catenelle che abbiamo appena lavorato. Uno. Due. Tre. Non completiamo il punto. Passiamo al secondo, 3 gettati, entriamo sempre nell'occhiellino in cui abbiamo fatto la maglia precedente e completiamo il petalo facendo tutti i passaggi, chiudendo la maglia, l'ultima maglia alta tripla insieme alle altre 3 maglie che avevamo in sospeso. Ora facciamo un gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme che andremo a prendere, a fissare in questo punto sopra il petalo sottostante. Quindi facciamo 2 gettati sull'uncinetto e andiamo a lavorare le 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Chiudiamo tutto il gruppo e abbiamo il secondo petalo del fiore. Facciamo il terzo petalo con 4 catenelle e altre 2 maglie alte triple per completarlo. Prendiamo sempre questo occhiellino alla base delle catenelle che abbiamo appena fatto. E torniamo a lavorare il petalo senza completare la nostra maglia alta tripla. Completiamo invece, lavoriamo e completiamo invece la seconda maglia alta tripla del petalo. Ecco l'ultimo passaggio, chiudiamo tutto. Abbiamo fatto 3 petali. Ora chiudiamo questa parte, questa porzione di fiore con una maglia alta tripla che andremo a fissare alla base del petalo mediano, ossia quello fatto con le maglie alte doppie. Ecco qua, uno, due e il terzo petalo. I due laterali sono realizzati con le maglie alte triple, il petalo centrale è realizzato con le maglie alte doppie. Facciamo nuovamente un petalo partendo da questo punto, dalla fine della maglia alta tripla che abbiamo appena lavorata. Quindi 4, 1, 2, 3, 4 catenelle e 2 maglie alte triple, poi chiuse insieme. Torniamo ad inserire l'uncinetto alla base delle catenelle appena fatte e lavoriamo le nostre maglie alte triple. Chiuse insieme, quindi la prima senza terminarla e la seconda. Che completerà il nostro petalo. Chiudiamo tutte le maglie in sospeso e abbiamo un primo petalo.
Queste che stiamo facendo adesso rappresenteranno la parte centrale dello scialle e quindi la lavoreremo diversamente da queste laterali. Abbiamo fatto il primo petalo, ne facciamo un altro direttamente, quindi 1, 2, 3 e 4 e di nuovo 2 maglie alte triple chiuse insieme. Questa è la prima, lavoriamo l'altra. E chiudiamo il nostro petalo. Ora facciamo una maglia alta tripla che andremo a fissare alla base del primo petalo che abbiamo lavorato di questo passaggio. 1, 2, 3 e 4. Ora facciamo nuovamente una maglia alta tripla che chiuderà questo motivo. Facciamo il nostro primo petalo di questo fiore, 1, 2, 3, 4 catenelle e 2 maglie alte triple chiuse insieme. Inseriamo l'uncinetto alla base delle 4 catenelle. E lavoriamo la nostra prima maglia alta tripla senza terminarla. Facciamo la seconda, la lavoriamo e andiamo a chiudere tutte le maglie di questo petalo. Ora facciamo il petalo centrale formato da 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Quindi la maglia alta doppia comporta la preparazione di 2 gettati sull'uncinetto. Lavoriamo sempre all'interno del punto in cui abbiamo fatto la maglia alta tripla iniziale e facciamo le nostre 3 maglie alte doppie che chiuderemo soltanto alla fine della terza. 1, 2, chiudiamo tutte le nostre maglie. Nuovamente il petalo laterale, 1, 2, 3, 4 catenelle e 2 maglie alte triple. Chiudiamo e facciamo una maglia alta tripla per concludere questa porzione di fiore.
andandola a prendere, andando ad inserire sempre l'uncinetto nella stessa maglia in cui abbiamo fatto il petalo centrale. Ecco qua sta prendendo un po' forma il nostro motivo, la parte centrale e le porzioni di fiore. Andiamo a lavorare l'ultima parte di questo giro e facciamo una maglia alta doppia, 1 e 2, inseriremo l'uncinetto, inseriamo l'uncinetto alla fine delle catenelle, prima del petalo di sotto. Facciamo la nostra maglia alta doppia e poi lavoriamo due petali, tutti e due formati da maglie alte triple. Quindi andiamo con il primo, 1, 2, 3, 4 catenelle, la prima maglia alta tripla, inseriamo l'uncinetto alla base delle catenelle e lavoriamo la maglia senza completarla. Ora facciamo la seconda. E terminiamo la lavorazione prendendo anche le altre maglie in sospeso. Ora facciamo un ultimo gruppo di maglie alte triple prendendo, lavorandole in questo punto. Quindi 1, 2, 3. Chiudiamo tutto insieme ed abbiamo due petali finali. Praticamente come li abbiamo all'inizio del giro, li abbiamo alla fine. E questo è il secondo giro del nostro scialle. Il terzo giro è molto più veloce rispetto a questo, in quanto dobbiamo fare soltanto i petali centrali che andranno a completare i nostri fiorellini. Quindi partiamo facendo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, voltiamo il lavoro. E facciamo le nostre solite due maglie alte triple inserendo l'uncinetto alla base delle catenelle. Ora facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. E sempre nello stesso punto in cui abbiamo lavorato questo petalo, lavoriamo un secondo, ma fatto soltanto con le maglie alte doppie. Quindi 3 maglie alte doppie chiuse insieme.
5 catenelle, 3, 4 e 5. Fermiamo con una maglia bassa queste 5 catenelle nello spazio tra un fiore e l'altro, oppure diciamo dove si incontrano queste due maglie alte, una doppia e una tripla, sulla punta di questo triangolo. Facciamo la nostra maglia bassa. Ora facciamo 5 catenelle per andare a completare poi il fiore successivo. 1, 2, 3, 4 e 5. E facciamo un petalo formato da 3 maglie alte doppie. Cinque catenelle di nuovo, 1, 2, 3, 4 e 5. E la fermiamo, le fermiamo queste catenelle al centro delle due maglie alte triple che abbiamo sotto con una maglia bassa. Siamo arrivati alla parte centrale dello scialle dove abbiamo i nostri due petali già lavorati nel giro precedente. Facciamo sempre le nostre 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Ora facciamo due petali, tutti e due lavorati al centro dei petali che abbiamo fatto nel giro precedente. Quindi il primo gruppo da 3 maglie alte doppie, prendiamo il centro dei due petali, di nuovo 5 catenelle per dividere i petali. E facciamo un nuovo petalo sempre lavorandolo in questo punto dove abbiamo già fatto questo precedente. Chiudiamo tutto e abbiamo il nostro fiore in 4 petali. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Fermiamo queste 5 catenelle alla base di questo petalo con una maglia bassa. Ecco qua, la parte centrale dello scialle è formata in pratica da questo quadratino che man mano che lavoreremo sarà uno vuoto e uno pieno. Continuiamo con i nostri fiori da completare, facciamo nuovamente 5 catenelle. E il petalo centrale. Ecco qua. 5 catenelle
Per completare questo motivo, fermiamo le 5 catenelle nello spazio tra un petalo e l'altro con una maglia bassa. Siamo arrivati all'ultimo fiore da completare. Facciamo 5 catenelle nuovamente, 1, 2, 3, 4 e 5. E in questo punto, tra un petalo e l'altro, lavoriamo un petalo di maglie alte doppie. Eccolo qua terminato. Adesso facciamo 4 catenelle, 3 e 4, e concludiamo il giro con un petalo di 3 maglie alte triple chiuse insieme che lavoreremo sempre al centro del fiore che abbiamo già quasi terminato. Quindi dove abbiamo fatto il petalo precedente, andiamo a lavorare anche questo da 3 maglie alte triple. Chiudiamo tutto e abbiamo terminato il nostro terzo giro. Questi saranno i giri da ripetere. In pratica si alterneranno i giri in cui lavoreremo i 3 petali del fiore e il giro con il quale completeremo ogni fiorellino lavorando le catenelle e i petali fatti dalle 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Ora ripartiamo a lavorare con la prima parte dei fiori. Allora, per passare al giro successivo facciamo 5 catenelle, voltiamo il lavoro e qui alla base di queste catenelle che abbiamo fatto lavoriamo 2 maglie alte triple chiuse insieme. Ho cambiato colore soltanto per vedere se magari si vede meglio la lavorazione rispetto al giallo, non lo so, poi vediamo. Facciamo il secondo petalo, sempre partendo dal primo con 4 catenelle stavolta e sempre le nostre 2 maglie alte triple che chiuderemo insieme. Ecco qua. Ora facciamo una maglia alta doppia per completare questo modulo. 1, 2, 3
passaggi e avete visto che la maglia alta doppia la andiamo a lavorare sempre alla base del primo petalo. Per passare al secondo modulo di fiore facciamo una maglia alta tripla, 1, 2, 3 gettati, andiamo a inserire l'uncinetto sulla punta del petalo sottostante. Inseriamo l'uncinetto in questo punto e facciamo la maglia alta tripla che fa da cornice. A questo punto lavoriamo i tre petali. Facciamo la cornice di chiusura con una maglia alta tripla sempre da lavorare alla base del petalo centrale. Ecco qua. Abbiamo il nostro mezzo fiore. Per passare al fiore successivo, nuovamente maglia alta tripla, inseriamo l'uncinetto in questo punto, sopra il petalo centrale sottostante e lavoriamo la nostra maglia tripla che fa da cornice al fiore. Ed ecco fatto. Ora ci troviamo sui petali, sul fiore, della parte centrale. Andremo a lavorare sopra questo petalo facendo questo modulo. Quindi maglia alta tripla, inseriamo l'uncinetto in questo punto sopra al petalo e lavoriamo sempre alla stessa maniera. Io mi scuso per la tensione che non giusta che non riesco a dare, la tensione giusta. Volevo dirvi che lavorando in modo un po' scomodo non riesco a dare la tensione giusta al filo, quindi poi voi quando lavorate in tutta tranquillità, ecco, magari sicuramente riuscirete a non fare questi forellini, questi spazi così larghi tra un punto e l'altro.
Chiudiamo il modulo con la maglia alta tripla. Uno, due, tre, quattro passaggi. Ecco qua. A questo punto facciamo nuovamente la parte del centro scialle. Lavoriamo in questo modo, dopo aver fatto questa maglia alta tripla, facciamo due petali di quelli laterali, uno dietro l'altro, quindi 1, 2, 3 e 4 catenelle, due maglie alte triple da chiudere insieme. Il nostro secondo petalo del fiore centrale. Facciamo 1, 2, 3, la maglia alta tripla da lavorare alla base del primo petalo che abbiamo fatto. Quindi 1, 2, 3, 4 passaggi. E in pratica abbiamo questa parte, scusate, in pratica abbiamo questa parte qui. Di nuovo maglia alta tripla per andare a lavorare il prossimo modulo. Questa maglia alta tripla la lavoreremo inserendo l'uncinetto sulla testa di questo petalo centrale successivo. Ecco qua. Inseriamo l'uncinetto. E lavoriamo la nostra maglia alta tripla. Abbiamo creato, come potete vedere, il quadratino vuoto che si alterna a quello con il fiorellino per la parte centrale dello scialle. Quando arriviamo all'ultima parte del nostro giro, dovremo lavorare questo stesso modulo da 3 nel penultimo petalo e poi lavorare un modulo da 2 nell'ultimissimo petalo. Allora, facciamo il nostro modulo da 3 sul penultimo petalo del giro sottostante.
maglia alta tripla per chiudere il modulo. Per terminare questo giro facciamo una maglia alta doppia di cornice che andremo a lavorare, diciamo, in testa all'ultimo petalo. Ok, ora facciamo il nostro petalo laterale. E il nostro secondo petalo che è formato da 3 maglie alte triple chiuse insieme. In questo caso non dobbiamo fare le catenelle, ma lavorare direttamente 3 maglie alte triple chiuse insieme, sempre nello stesso punto in cui abbiamo iniziato su questo petalo. Chiudiamo tutte le maglie e abbiamo terminato la parte di lavoro in cui facciamo la prima metà del nostro fiore. Completiamo i fiori passando al giro successivo. Lavoriamo 5 catenelle voltiamo il lavoro e facciamo 2 maglie alte triple di fianco a queste catenelle che chiuderemo insieme. Abbiamo il nostro primo petalo. Facciamo adesso 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. E lavoriamo sempre nello stesso punto, di nuovo un petalo però fatto da 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Ecco qua i nostri primi 2 petali. Ora facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e fermiamo queste 5 catenelle con un punto basso al centro di un petalo e l'altro sottostante. Per il fiore centrale facciamo sempre 5 catenelle, poi lavoreremo al centro dei 2 petali sottostanti altri 2 petali da 3 maglie alte triple chiuse insieme. Quindi passiamo al primo.
di nuovo 5 catenelle che andremo a fermare in questo punto. Con una maglia bassa. Ecco qua, abbiamo il nostro fiore centrale completato. Dopodiché ripartiamo 5 catenelle e petalo centrale, ma 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Maglia bassa e ripetiamo questa lavorazione per gli altri due fiori da completare. Per quanto riguarda la fine di questo giro, facciamo di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Nel punto centrale tra i due petali sottostanti andiamo a lavorare un primo petalo formato da 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Dopodiché facciamo 4 catenelle. E sempre nello stesso punto lavoriamo un petalo formato da 3 maglie alte triple chiuse insieme. Chiudiamo e abbiamo completato il secondo fiore del nostro scialle. Come vi ho già detto, quindi lo scialle verrà lavorato sempre in questa maniera con un, chiamiamolo, un giro di andata in cui faremo la parte inferiore del fiore, quindi i 3 petali, e un giro di ritorno in cui completeremo il fiore con il petalo centrale mancante. Questo campioncino ve l'ho mostrato lavorando della lana. Ho utilizzato un uncinetto 3 e mezzo, mentre l'altro l'ho fatto in cotone, sempre utilizzando un uncinetto 3 e mezzo. Quindi inutile che io vi dica utilizzate questo tipo di filato. Voi fate un campioncino con qualsiasi tipo di lano, di filato oppure di dimensione del filato che desiderate per ottenere fiori più piccoli o fiori più grandi e poi vi rendete conto, di come verrà lo scialle e di come veramente lo volete realizzare. Anche per questo tutorial abbiamo terminato. Io vi ricordo sempre di passare a dare un'occhiata al post dedicato allo scialle in questione, come per tutti gli altri video tutorial che ho realizzato. C'è sempre un post scritto nel blog Lo Spazio di Lilla, in cui magari potete trovare delle immagini oppure delle specifiche riguardante la lavorazione in più rispetto al tutorial video. Bene, io vi ringrazio per avermi seguita e vi rimando ad un prossimo tutorial. Buon lavoro da Lilla!